Quando è ripreso? Cm invece di un metro, questa è la distanza rilevata tra i passeggeri dell'ATM Molisana che trasporta gli operai in Sevela da Tessa. 70 lavoratori iscritti alla UILM Chieti Pescara hanno presentato un esposto ai presidenti delle regioni Abruzzo e Molise, ai prefetti di Campobasso, Isernia e Chieti, all'ASL provinciale di Chieti e all'ASREM, l'azienda sanitaria del Molise. A patrocinare le parti è l'avvocato Massimiliano Matteucci di Pescara, legale della UILM. Nel documento i firmatari non denunciano soltanto il mancato rispetto delle distanze sui bus, ma anche dubbi sul rispetto delle disposizioni in tema di igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli stessi mezzi pubblici. Nello specifico, sottolinea il legale, risulta violato l'obbligo del distanziamento sociale a bordo dei mezzi destinati al trasporto degli operai di Montenero di Bisaccia alla Sevel. L'ATM, sostiene l'esposto, ha contrassegnato un numero di posti da non occupare molto inferiore rispetto a quanto necessario a garantire l'obbligo del distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri. In più occasioni, prosegue il legale, i lavoratori hanno contestato il mancato rispetto della sicurezza sia al conducente sia chiedendo l'intervento della polizia. Spicca l'episodio del 4 maggio scorso, quando alcuni lavoratori sono stati costretti dall'azienda di trasporto a scegliere se raggiungere il posto di lavoro a queste condizioni oppure scendere dal bus e tornare a casa. Nonostante le ripetute rimostranze, l'ATM, conclude il legale degli operai molisani, continua nella sua condotta spregiudicata e irrispettosa delle norme, esponendo i lavoratori al forte rischio di contagio con evidenti ripercussioni sul posto di lavoro e in ambito familiare.